Oggi vogliamo fare un'intervista per parlare insieme del progetto che ha ideato Laura, denominato Brain Back Umbria. Brain Back Umbria è nato per contrastare un po' la fuga dei cervelli. Sappiamo che negli ultimi anni è sempre in crescita il famoso brain drain, cioè di giovani con alto livello di qualificazione che sceglie di andare a vivere e lavorare all'estero. L'Italia investe tantissimo in formazione per questi giovani e perde una risorsa. Con questo progetto, con il quale noi vogliamo mettere in contatto l'Umbria con i suoi immigrati, pensiamo di dare anche uno sviluppo e una possibilità di promozione della nostra regione dal punto di vista economico, ma anche culturale e artistico. E abbiamo pensato di intervistare te che hai scelto di vivere in Umbria. Raccontaci un po' perché hai scelto di vivere nella nostra regione. A parte che prima vorrei parlare di questo progetto che mi sembra molto bello, molto interessante perché voi cercate di ravvivare i sentimenti fra coloro che hanno lasciato questa regione per necessità e anche per i loro figli, i loro nipoti, coloro che voglio dire si trovano ad aver ascoltato storie che riguardano l'Umbria, ma magari non l'hanno mai vista. Quindi voi, fornendogli dei documentari sulle bellezze dell'Umbria, parlando della regione e conoscendoli, scrivendogli, avete anche modo di favorire quegli imprenditori che magari non hanno il supporto per poter entrare in un paese, conoscere le varie fiere, le possibilità anche di clientela, di far nascere nuove filiali all'estero e questa è una bellissima idea. Intanto voglio complimentarvi appunto per questo. Poi, se mi domandate perché ho scelto l'Umbria, io ho scelto l'Umbria per ragioni di bellezza, devo essere sincero, e anche perché l'Umbria, pur essendo una terra per certi versi ancora fortunatamente selvaggia, perché qui dove sono io sono 40 km quadri. Praticamente quasi disabitata, quindi sembra di stare quasi in Canada, anzi più bello del Canada, perché è più bello? Perché nell'Umbria ci sono anche dei segni importanti di cultura, ossia quel paesino che è toscolano, che è dell'Ottocento, non del 1800, dell'Ottocento, vuol dire 200 anni prima del 1000, ha ha una chiesa, ha delle case fatte in un certo modo, quindi segni importanti culturali. Perché è quindi una regione così ricca di natura, così incontaminata, con queste anche, con questi monumenti, con questi luoghi così belli, non ce n'era un altro che fosse migliore, secondo me. Spesso Anche perché è a sconosciuto. una sola ora da Roma. Certo. Cioè, da qui andare a Roma Nord ci si mette un'ora. Quindi, c'è la possibilità di essere alla capitale in breve tempo e poi di essere in una zona assolutamente vergine, con ancora gli animali del Medioevo e quindi io che sono sempre vissuto in città, ho pensato che l'ultima stagione della mia vita avrei voluto viverla a contatto con la natura, cosa che è avvenuta, quindi io ecco la ragione per la quale. Poi devo dire che ho anche potuto apprezzare una popolazione mite, di indole mite, che non è poco, sia molto attaccata alle proprie tradizioni, un po' diffidente, ma però questo voglio dire, poi si vince col tempo, no? Si vince, infatti noi adesso siamo amici di tutti. E possiamo apprezzare e respirare un'aria diversa da quella che potrebbe essere la città. Tu hai occasione di lavorare con giovani talenti. Noi diciamo che il talento arriva, ossia noi pensiamo che Dio non è così ingiusto di aver dato il talento a certi, perché ce ne accorgiamo della gente che arriva, magari viene ammessa, però poi magari diventa il più bravo di tutti, perché in realtà è la passione, sono gli automatismi che uno riesce ad assorbire che poi
elevano la sua possibilità di essere unico. Quindi diciamo che la possibilità c'è per tutti di distinguersi, anche nell'arte, sia quella di pensare che ci sono certi... Il genio no, ma il genio è rarissimo, il genio è rarissimo. Il genio si parla di una persona ogni 30 milioni, il genio è rarissimo. Ma quello che noi attribuiamo normalmente ai talentuosi, diciamo il talentuoso ce l'hanno tutti. C'è anche una parabola sui talenti. Sì. Importante, che mi pare che Dio abbia detto che bisogna conservarlo il talento, custodirlo, coltivarlo il talento. Questo, ecco, questa è importante, che questo messaggio è importante che venga radicato nelle scuole, perché di solito parlando la gente va in cerca del talento, invece a volte il talento è solo perché uno ha cominciato a imparare qualcosa prima. Se ha uno che un ragazzo di 12 anni, che 5 anni, che suona 7 anni, che suona il pianoforte, è un talento, ma poteva, se ne mettevamo lì 100, erano 100 talenti. Ossia, chiaro che poi ognuno ha un suo punto d'arrivo, quindi c'è, però diciamo uno che suona da 20 anni il pianoforte, per tutti sono tutti talenti, giusto? Questo è fuori di dubbio. E quindi sì, noi abbiamo questa scuola che credo che sia sicuramente una delle migliori del mondo, in Europa forse è l'unica di questo genere, che crea compositori, autori, interpreti secondo un metro internazionale. Quindi diciamo che noi siamo una scuola vera, non una scuola televisiva, non siamo una scuola televisiva. Noi non è che ci interessa lo spettacolo, il fatto è che noi non permettiamo neanche le riprese delle lezioni. Quello che ci interessa è dare delle indicazioni attraverso le quali un artista può distinguersi, e anche attraverso una didattica e anche dello studio che fanno a casa, con noi gli forniamo persino dei macchinari tecnologici particolari, dove loro possono cantare e apprendere dai cantanti più grandi del mondo, di tutti i tempi, quello che era comune a tutti. Perché tu sai che l'uomo è DNA più l'ambiente, no? Allora il DNA non c'è più niente da fare, ma l'ambiente c'è da fare tutto. Se tu gli dai un ambiente di grandissimo livello, loro parlano il linguaggio di questo ambiente. Quindi è questo il principio. Questo è il principio che noi usiamo, con delle grandi soddisfazioni, perché quando qualcuno dei nostri allievi ha la possibilità di promozionare, perché la promozione non segue purtroppo la qualità, una volta sì, perché era spontanea, al pubblico arrivava tutto quello che gli artisti che venivano promossi dalle case discografiche, adesso no, adesso c'è tutto, nella promozione è lì che succede la chiusura, la promozione si indirizza solo a chi ha credito, ha già credito. Quindi per arrivare alla promozione bisogna avere dei crediti acquisiti. Quindi se uno molto bravo fa un disco nuovo è come se lo avesse buttato via, se non c'è nessuna possibilità, perché c'è music control, non sono più i disc jockey che scelgono, ma il proprietario della radio che si serve veramente attraverso i crediti che uno ha. Quindi se gli conviene o no trasmettere. Noi qui ovviamente non siamo un'entità promozionale, noi siamo una scuola vera, anzi siamo centro di eccellenza universitaria, abbiamo un contratto, un accordo con l'Università La Tuscia, e da noi vengono gli allievi di questa università, alcuni allievi di questa università, e hanno 30 crediti per iscrizione alla facoltà di lettere, finita il corso di autori. Quindi è una cosa, diciamo, importante. Siamo anche riconosciuti con una legge dello Stato e quindi abbiamo una funzione anche istituzionale. Pensi che per un giovane emigrato umbro ci siano ancora delle opportunità per rientrare nella nostra regione? Quali potrebbero essere i motivi per farlo rientrare, anche solo per un periodo, creare una rete per sviluppare iniziative? Questo sarebbe molto importante, sì, questo sarebbe molto importante, dare la possibilità agli umbri all'estero. Io per esempio già fin da adesso ti dico che
visto che le borse di studio da noi costano molti soldi, a chi rientra dall'estero noi gli faremo il 50% di sconto. Una promozione. Una ulteriore. Promozione nata in questo momento, conosciuta la vostra iniziativa, io faccio quello che posso. Perfetto, noi cercheremo di fare delle iniziative, crediamo moltissimo nella tua scuola, nella tua arte, nella tua creatività, perché penso che tu rappresenti una dei più elevati contemporanei creativi, no? Cioè, grazie. Le tue canzoni sono conosciute in tutto il mondo, anche generazioni ben più giovani della mia conoscono le tue canzoni, i tuoi testi, e perciò consideriamo questo messaggio molto importante per il nostro grazie. Progetto.